Sei pronta per andare al mare? Sì! Sì? Ok, allora batti il 5! E andiamo al mare, dai, brava! Sì. Attenta, attenta. Oh! 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 Guardate qua la vostra finale. E non ti fa male. Brava! Claudia sa scendere da una scala. Scendiamo, Vitto Family. Andiamo al mare insieme a Claudia. Stando attenti alle meduse. Ah, Claudia ha paura delle meduse. Magari tu hai paura. Allora, io ho preparato lo zaino. Devo mettere soltanto il telo dentro. Bene, siamo pronti, Vitto Family, per andare al mare. Allora, Claudia, dov'è il mare? È a sinistra e c'è il mare. Non ho capito proprio niente. Aspetta, sta qui in fondo? Là? Claudia, secondo me ci siamo persi. C'è una macchina. Oh, aspetta, aspetta, mettiti qua sotto. Aiuto! Oh, ci investe. Vatti più là. Quanti fai? Fatta passare. Fai passare la macchina. Brava. Ciao, macchina. Oh, dove scappi? Oh, oh. Attenta, sì. Ecco il cappellino della Vitto Family. Mettilo in testa, sei sporca. È tutto sporco. Puliscilo. Tanto oggi mi devo fare il santo. E che c'entra? Lì giù è il mare? Sì, mi sa proprio che lì c'è il mare. Guarda, la gente sta portando le sedie. Vittorio? Poi là? Siamo quasi arrivati. Siamo arrivati? Questo qua. Wow, eccolo! Lo vedo! Mare! Andiamo. Che vuoi mangiare, Claudia? Guarda qua quanti panini che ci sono! Io... Li vuoi tutti quanti? Io prenderò una buccia bella. Devo salutare il Remito. È la terza volta che cade il suo cappello. Qual è il nostro lettino, Claudia? Il nostro è in prima fila. Come in prima fila? Sì, a 17. Ok, questo non è il nostro, questo non è il nostro. Qual è il nostro? Questo qui? Sì. Ok, allora metto il mio telo. Metti anche tu il tuo. Non è il telo di gente, quello del mio. No, il mare è abbastanza libero, anche se ci sono delle altre persone. Dopo mi faccio un bel bagno. Ma prima dobbiamo mettere la crema solare. Sì. Com'è bello questo telo rosa delle principesse Disney. Tu hai quello di mio fratello e te lo sei pure rubato. Ma non è vero, non l'ho rubato, ho dimenticato il mio, ho preso quello di tuo fratello in prestito. Ecco, non è rubare. Prestito. Sì. È rubare perché... Vai, stendi bene il telo. Stenditeli, bo bom bo bom. Stenditeli. Vittorio. Che stai... c'è? Però a me è tutto quanto in disordine, devo mettere a posto. Guardate com'è bello ordinato. E c'ho la fotocamera in mano. Come faccio? Con una mano. Allora, questa è la tua mascherina. E quindi sì, la metto qua. Vittorio. Questo qua è il tuo vestitino e lo metto qui. Questo qua è il tuo cappellino della Vitto Family, lo metto qua. Vittorio! Che c'è? Devi Devi mettere là sopra tutta questa roba? Sì. Ti posso mettere la crema solare? Sì, ma non in faccia. Cioè, nel senso. Te la metto sulla pancia. Cioè. Ok, però aspetta, me la metto da sola. Me la metto io. Fa vedere le ascelle di Vittorio. Ma che vuoi dalle mie ascelle? Oh! Wow! Ah, ce lo faccio anche a te. No, in faccia no. Non te lo faccio in faccia. Te lo faccio sul pancino. Ok? Però me lo faccio da sola. Aspetta, te lo faccio io. Te lo distribuisco bene io, guarda. La. Pronta? Sì. 3, 2, 1. Ecco fatto. Girati. Chiudi gli occhi. Aspetta, Chiudi gli occhi. Stai tranquillo. Stenditelo un po'. Come ti senti ora? Benissimo. All'altra spalla. Perfetto. Ci sono i pesci. Ci sono i pesciolini? Sì, guarda. È vero, ci sono dei pesci. Oh mamma, ci sono anche gli squali? Mi fa paura. No, Vittorio. Anche se l'acqua è un po' sporca e significano meduse, ma tanto non mi colperanno nemmeno. No?
È vero, a quest'ora bisogna stare molto attenti perché ci sono le meduse in acqua. Claudia, 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 che stai facendo? Claudia, stai attenta. Claudia, non ci... Allora, piano piano entriamo in acqua, ok? Vai. Oh, attenti. Oh, è freddo, è freddo, è freddissimo. È vero, come fanno le altre a stare in acqua? Claudia, 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 sto gelando, sto gelando, sto gelando veramente. Claudia, aspettami. Aspetta. Che c'è, Claudia? Tutto a posto? Come non riesci a camminare? Che è successo? Pure. Vittorio, sei un fifone, mai visto il mondo. Dai, entri in acqua. Non sono un fifone, ho soltanto freddo. Guarda quanto sono bianco. Vittorio ha freddo, Vittorio ha tanto freddo. Mi sto gelando, devi sapere come Claudia! Claudia! Claudia, non riesco più a muovermi, non riesco più a muovermi, è un po' freddo! Va bene! No, non mi bagnare! Non mi bagnare! Claudia, Claudia, no! Oh no! No, 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 mi arrendo! Mi arrendo! Attenta alle meduse, Claudia! Attenta alle meduse! Cosa ti devo prendere? Devo prenderti la conchiglia! Vittorio. Ma perché mi hai preso per il tuo schiavetto, Claudia? Non prendo nulla io. Va bene, allora. Claudia, c'ho la videocamera qua. Come faccio a prendere la cosa? Okay. Ecco. Vai tu, vai. Non ti bagnare troppo. Non ti bagnare i capelli. Che c'è, Claudia? Tutto a posto? Come non riesci a camminare? Che è successo? Vittoria! Che è successo? Che è successo, Claudia? Qua. Cosa? Molto. Qualcosa di appunto di trasparente nell'acqua. Sì, era una medusa, Claudia! Te l'ho detto che c'erano le meduse! Vieni, 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 andiamo, andiamo sotto l'ombrellone, andiamo a vedere che succede. Mamma mia, è tutta quanta rossa questa ferita. Aspetta, aspetta. Devo mettere la crema per le meduse. Eccola qui. Ma non esiste. Sì, esiste la crema delle meduse. L'ho inventata io la crema delle meduse. Io non ne puoi affatto. Vuoi rimanere così tutto il tempo? Sì. Con questa ferita qui grossa grossa. Metti crema per le meduse. Ecco fatto, ecco fatto, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Fammela mettere sopra. Ho paura. Ma è freddissima. Lo so che è fredda, però ti fa bene. Massaggiamo, massaggiamo. Come ti senti? Come male? Questo è brucia. È normale, brucia perché sta disinfettando il morso della medusa. Ecco fatto. Ma il vero farla sul morso. Te l'ho spalmata per bene. Ah, come ti senti? Stai meglio? Poco. Un po' meglio, hai visto che funziona la crema per le meduse di Vittorio? Sì, ma poco. Ne vuoi altro po'? Mo ti passa la ferita. Aspetta un pochettino e ti passa. Hai visto che era pericoloso andare là, che c'erano le meduse. Ma c'erano pure le tracine. Le tracine? Cosa sono le tracine? Sono dei pesci molto pericolosi che mordono. Ah, e io allora non ci vado più nel mare, ho paura. Invece sì, perché stanno solo a riva e sono color sabbia. Ah, bisogna andare nel mare, però bisogna stare attenti. Perché un gelato del Lido. No, io ho già fatto il mio, non ti compro il gelato adesso, Già ti ho sistemata bene, vai tu a prendere il gelato. Va bene, vado a prenderti il gelato. Allora, vediamo un po'. Mi prendi il bikini? Va bene, io prendo un gelato al cioccolato perché anch'io tengo fame. Però tu, in cambio, mi dai un abbraccio. Io sono Vittorio. E io sono Claudia. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Interrompiamo il programma per presentarvi le magliette della Vitto Family. Il prof a scuola vi ha dato troppi compiti? Indossate maglietta e berretto della Vitto Family e sarete talmente felici da diventare super veloci.
e riordinerete la vostra cameretta in meno di un millisecondo. Aiuto, Vittorio, salvami da Freddy! E grazie alle magliette della Vitto Family avrete il super coraggio. Freddy, ho la maglia della Vitto Family, non ho paura di te. Che fatica, ho tantissima sete. E grazie alla borraccia della Vitto Family sarete sempre dissetati al punto giusto. Diventerete super coraggiosi. Sì! Magliette, berretti, borraccia e molto altro su vittorioloffredo.it. Fissate le lucine in movimento, fissatele e sognate. Ordinate oggi stesso i gadget della Vitto Family, disponibili su vittorioloffredo.it. Attenzione, sono talmente belli che potrebbero accecare i vostri amici.